Con la terza medaglia in saccoccia è tempo di proseguire l'avventura. Usciamo da Yanteropoli e prendiamo un nuovo percorso che ci porterà a catturare nuovi Pokémon e a nuove sfide. Eh sì, la MN03 Surf ci danno Surf perché abbiamo appena sconfitto la palestra di Yanteropoli e con quella medaglia si può usare Surf. E ora che ce l'abbiamo è il momento di usarla. Lo Se non erro, proprio in questo percorso nuovo ci servirà Surf. Allora, cerco in acqua o cerco in erba? Io cercherei nell'acqua. Oh, niente sfida? Ah, vuole darci Lapras lui. Ok, allora andiamo a depositare un Pokémon e prendiamo Lapras. Quagsire, beh, guarda. Quaggo non mi dispiace, però ho già Tyranitar, che è tipo roccia, non terra. Ah, vediamo un po' che attacchi c'ha. Doccia Scudo, Ira, Dragodanza e Psychoshock. Ok, vediamo un po' se trovo qualcosa così subito, senza proprio perdere tempo. Sì, però va bene. Vediamo un po' se trovo qualcosa. Ok, pronti, ci siamo, vai. Vediamo chi è. Oddio, Totodile, che bellino! Un altro Pokémon d'acqua, siamo a Hoenn per caso? Lo chiamo Africa perché c'è la canzone che si chiama Africa dei Toto. Lui si chiama Totodile. Va da sé. Cattura effettuata correttamente e Envel già sta patendo le pene dell'inferno. Mettiamo un po' Macistino davanti, vediamo che combina. Però Pestone fa un po' troppi danni. Cioè, va bene, ma non pensavo così tanti. Allora, la bambina ha detto: adoro gli Skiddo, quanto li adoro. Forse con queste MT riuscirei a capire i miei sentimenti. Non siamo in Sardegna, siamo in Francia. Ma forse anche in Francia funziona uguale. Va bene, io ci sto. Però la biblioteca di Canalipoli lo diceva che in antichità umani e Pokémon si sposavano, quindi. Ora che ci penso, siamo quasi arrivati alla nuova città. Ma il pericolo è dietro l'angolo. Senza lento inizio è peggio di Slugging. Siamo a Temperopoli e Serena ci aspetta davanti alla palestra. Va bene, ci vuole sfidare, ha detto. Sì, voglio andare sulla mano rotaia, dai. Così cantiamo anche la canzone che cantano nei Simpson, dai. America, fuck yeah! Vediamo un po' Totodile in cosa evolve. Dai, Africa. O diventa il continente. Va bene, siamo arrivati quindi in questa città dove dobbiamo sfidare la palestra. C'è anche Serena che ci aspetta davanti alla palestra. Non dobbiamo uscire. E vuole vedere Mega evolvere il mio Pokémon. Ti accontento. Ha detto che vuole vedere la Mega evoluzione. Io gliela faccio vedere la Mega evoluzione. Ma è bellissimo! Si è mega evoluto in Mega Quagsire, ma in realtà non è Quagsire. Cosa? No. A quanto pare io devo tenermi Pokémon deboli. Iniziano a essere un po' troppi, eh. Milleonde, Superzanna, Pistolacqua, Oltraggio. È durato il tempo di una partita a calcetto. Neanche. E questa è la palestra di Temperopoli. Allora, come design della palestra. No. Non è brutta in sé come palestra. Ah, ma sale anche da solo? Certo. Il problema è che. Non ha senso. Che difficoltà c'è? Che significa? Qual è la difficoltà di prendere una strada sbagliata? Qual è il malus? Quella giusta è dove ci sono gli allenatori, quindi non ha senso. Bisogna comunque farla, però. Boh. Ecco. Ti fa perdere tempo e basta, no? Eccomi, capopale, mostrami quanto vali. Oh, guarda che bellini disegni qui dietro. Sì, però combattiamo ora, eh. Ok, eccomi qua. Vai, pronti? Dai, tutta quanta con Delphox l'ho fatta sta palestra. Oh, bene, bene, ce l'hai fatta ad arrivare. Sono Amur, il capo palestra. Hai gradito la piccola prova atletica tra la vegetazione della mia palestra? Insomma, è solo il primo passo per riconoscere l'erba buona da quella cattiva.
Allora, vuoi metterti alla prova? Sì. Tutta la palestra l'ho fatta con solo Delphox, quindi... Anche il capopale penso che sarà solo con Delphox. Ariolu, quanti Pokémon ha lui? Spero almeno 3, se no non ci si diverte per niente, infatti. Sì, sì. Ah... Ciao, è uno. Se mi parti con Riolu contro un Pokémon che ha foro dimensionale. Golett. Foro dimensionale. O foro. Perché tu fori la dimensione, ma è un foro. Queste sono le domande che mi tengono sveglio la notte. Pure mutatipo, bello. È Terra Spettro. Terra Spettro. Però l'attacco elettro l'ha preso lo stesso. È molto strano. Mandi corsi. Cavoli, palestra easy questa, molto easy. Va bene, hai perso. Proprio pur di farmi... Dai, dai, c'è anche il campo elettrico. Attira il tuono meglio, no? Dai, su. Cioè no, però sì, in realtà era sarebbe un'idea. Vabbè, è andata. Che ti devo dire? La tua squadra ha fiducia in te e tu credi nella tua squadra. Va bene. Ah, oh, bella sta medaglia, eh. Ne farei a meno, però bella. Sì, sì, beh, va bene. E posso usare mosse volo e Pokémon fino al livello 60, che non ho. Almeno fino al 40 prima del prossimo episodio sicuramente. Però cavoli. Vabbè capo, ci si vede, eh. Whee, solo scivolo. Che magari si poteva usare anche prima, come trabocchetto magari nella palestra. Però hanno detto di no quelli di Game Freak, e quindi noi ce lo prendiamo così com'è. Attenzione, messaggio sull'Holovox di Elisio. Salve, è un po' che non ci sentiamo. Ma guarda, stavo anche bene senza sentirci. Ti invito a riflettere su una cosa. Non possiamo sostituire il vecchio Marciume con il nuovo Marciume. Dobbiamo trovare il modo di rinnovare il mondo e renderlo meraviglioso. E se ne va? Ciao! Ami potenzia e Pokédex per Kalos Montana. San Montana? Allora, voglio solo catturare un Pokémon nuovo. Nella landa di Luminopoli. Ok, chi è? Non è Drillbur, manco per sbaglio. Scolipede, buono. È buono. O forse no. Allora, il problema su questa landa è solo uno. Non va bene cercare un Pokémon qui, perché i Pokémon sbucano da sottoterra. Ho deciso quindi che non catturerò niente in quel percorso, a meno che non trovo una zolla d'erba alta per trovare qualcosa lì dentro. Se così non è, in quel percorso lascio perdere la cattura. Beh, armiamoci di pazienza e coraggio e torniamo a Luminopoli. O prima c'è la centrale da fare. Mi pare che c'era la centrale, sì.